Wendy Surprise, Stefania Zandonella. Quando hai acceso l'ultima volta il computer? 10 minuti fa. Stamattina. Quando hai guardato la tua pagina Facebook? Quella 4 giorni fa. Stamattina. Quanti amici hai su Facebook? Più o meno 700, 800. Non arrivo a 1000. 1360. Quanti amici, amiche vere hai nella tua vita? Una. Ciao Silvia. È difficile contarle, però non tanti. Meno di 5. Quando hai firmato il tuo primo autografo? L'anno scorso. È sul casco di un bambino. Ero in allenamento. A 18 anni. Alla Coppa del Mondo qui a Cortina. Cortina è? Magia. La perla delle Dolomiti. Il miglior risultato della tua carriera? Sesta qui a Cortina, l'anno scorso. E ottava ai mondiali. Primo posto, campionati italiani, in gigante e in Super G. Karin Bernardi. Dennis Costantini. Soprannome? Mustazza. Karin, non ho soprannomi, non ho niente. Cosa fai nella vita? Faccio fare gli ami d'estate e il maestro di snowboard d'inverno. Faccio allenamento la mattina con Dennis e di pomeriggio lavoro. Qual è stato il tuo miglior risultato sullo snowboard? In gare nessuno, perché non esistevano le gare quando ero giovane, non esisteva neanche lo snowboard. Terzo in Coppa Europa in Francia l'anno scorso. Qual è il traguardo che ora vuoi raggiungere? Portare gli atleti in Coppa mondo. Vincere la Coppa Europa. Cortina d'Ampezzo è... È anche per lo snowboard. Bellissima. Stupenda. La gara di Coppa Europa in Faloria è stata... Stupenda. Organizzata veramente bene. Spettacolare. Eddie De Menego. Andrea Gaspari. Soprannome? Zero. Sto pensando, ma non c'è. Che mestiere fai? Lo scultore, scenografo, organizzo cose. Il pittore. Presentati con un aggettivo. Coscienzioso. Spero imprevedibile. Qual è la mostra più bella che è stata fatta a Cortina d'Ampezzo? Resterei comunque nell'ambito del Museo delle Regole. Quella sugli scoiattoli mi è piaciuta molto. Artisticamente sei bravo a... Far divertire. Diciamo nell'informale. La tua opera più importante? Quella che farò. Devo farne una, ce n'è una in testa, è quella lì. È una scultura in ferro. Ho cercato col ferro di ingentilirlo al tal punto di fare una donna molto aggraziata. Cortina d'Ampezzo è... casa mia. Centro dell'arte, diciamo, sia sul legno che sulla neve. Uno spettacolo di grande successo con la Filodrammatica. Il restauro della chiesa parrocchiale e il planetario. Sono il prossimo mix di Benvenuti a Cortina. Mix, Benvenuti a Cortina, il magazine della regina. Camera Ores. Camera Ore è la commedia brillante in 3 atti proposta dalla Filodrammatica d'Ampezzo. Recitata in lingua ladina, racconta uno spaccato di vita comune, gag esilaranti e risate garantite. Prendere le redini di questo gruppo è stata una cosa molto, molto interessante e molto bella. Essere presidente della Filodrammatica è un grosso impegno, ma insomma alla fine c'è molta soddisfazione. Anche se non è come essere sul palco, vedere la gente che ti applaude, ti dà, quello è bellissimo, però comunque vedere che tutto alla fine è andato bene, ha avuto successo, gli attori hanno fatto bene, veramente è un piacere. Questa chiesa è stata pulita e questo è stato il lavoro più difficile, perché va riportata al livello più vicino all'originale. Ecco, questo è il risultato di questo lavoro, diciamo pure, molto costoso. È stato veramente impegnativo per la parrocchia di Cortina. La precedente chiesa è stata demolita nel 1769, mentre questa è stata inaugurata nel 1775. C'è anche il cartiglio sopra l'arco trionfale che riporta questa data. È anche interessante che al centro della cupola ci sia proprio la cacciata dei mercanti dal tempio. Pensare quanto abbiamo speso per questa chiesa, viene da dire chissà che non ci cacci fuori. Dal punto di vista economico, sì. Sì, lo dico, proprio il più grande contributo l'abbiamo avuto dai paesani. Nell'anno internazionale dell'astronomia UNESCO, il comune di Cortina d'Ampezzo e l'Associazione Astronomica Cortina inaugurano il nuovo planetario. Per noi come associazione astronomica è un sogno che si avvera dopo tanti anni. Abbiamo lottato per averlo. Dobbiamo ringraziare soprattutto il Comune di Cortina, che l'ha voluto fermamente, la Regione che ci ha aiutato e la Cassa Rurale di Cortina che sempre ci aiuta. Con un diametro di 8 metri e mezzo, il planetario è capace di ospitare 60 persone. Le mostre in centro, lo snowboard sulla neve, le sculture in centro, i dorsi, fotografie di Stefano Zardini. Mix, ancora una volta insieme, mix!
I dipinti di Luigi De Zanna, le fotografie del soggiorno ampezzano di Ernest Hemingway, la collezione di Carrion di Carlo Falso sono tre proposte culturali di questo periodo a Cortina d'Ampezzo. Irene Pompanin, capogruppo di maggioranza, insegnante di storia dell'arte all'Istituto d'Arte, ci aspetta davanti alla Casa della Regoles. Benvenuti a Cortina, benvenuti a questo percorso che faremo oggi dedicato alle mostre dell'inverno ampezzano, inverno 2009-2010. Siamo di fronte alla Casa della Regoles, andremo a visitare la mostra dedicata al pittore ampezzano Luigi De Zanna. È stata evidentemente voluta dal comune di Cortina e dalle Regole d'Ampezzo per celebrare appunto questo illustre concittadino. Poi tutto è stato premiato oggi, non ci sono stati incidenti. Noi abbiamo avuto qui il delegato tecnico, che è colui che dirige e prende in carico tutta l'organizzazione, controlla che tutto risponda alle normative internazionali e controlla anche quella che è la sicurezza. Il coordinatore europeo, che è colui che dirige tutta l'Europa per quanto riguarda lo snowboard, anche lui ci ha fatto un sacco di complimenti e ci ha fatto intendere che sarebbe bene che questa manifestazione andasse avanti. Per noi è la prima edizione, l'anno scorso si trattava di una specie di prova perché abbiamo avuto una gara fissa alla quale è stata accoppiata una Coppa Europa che era saltata per via della neve da un'altra parte. Non si vede la testa, non si vede la coda di questi animali, ma si vede soprattutto su una parte del dorso. Fa meditare, ecco, è una specie di esame di coscienza che dovremmo un po' fare tutti. Un testo molto duro, devo dire, un po' di condanna, perché gli animali dicono questo, che la volontà è sempre degli uomini, mai la nostra. Noi coi dorsi a portare, con il petto a tirare, col collo a trascinare, coi muscoli a correre nel vento fino a loro, sul dorso, stanchi, sempre pronti, indispensabili per la vita di figli non nostri, a trainare cose di loro ogni volta più grandi e a rateri sempre più profondi. E dopo il colpo sordo, fatti a pezzi, appesi, occhi a terra, trattenere il rosso con la bocca, mangiarsi la morte perché non arrivi. Benvenuti a Cortina, Mix vi saluta e vi aspetta fra 15 giorni. Sempre su Telebelluno! Ciao amiche e amici! Regia di Andrea Gris! Al montaggio e dietro quella telecamera Alessandro Manaigo! E in redazione Alessandra Segafredo con una F2D! Una produzione Amministrazione Comunale di Cortina d'Ampezzo! Mi raccomando, siete sempre i benvenuti a Cortina!